Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi dedicheremo questa lezione agli equilibri chimici. Va detto subito che per una questione di comodità e di semplicità, noi abbiamo sempre immaginato che le reazioni fossero complete, e cioè che tutti i reagenti dessero origine ai prodotti. In realtà, salvo alcune eccezioni, le reazioni sono sempre di natura reversibili almeno in una certa quota. Cosa vuol dire reversibile? Vuol dire che nella reazione chimica abbiamo la trasformazione dei reagenti in prodotti, quindi la reazione evolve da sinistra a destra, ma abbiamo anche un processo inverso, e cioè che i prodotti possono nuovamente dare origine ai reagenti. Consideriamo la seguente reazione chimica. Cioè, se facciamo reagire 2 moli di monossido di azoto gassoso più 2 moli di idrogeno gassoso, otterremo dalla reazione azoto gassoso più 2 moli di acqua, anch'esso allo stato gassoso. Bene, questa reazione come va intesa? Va intesa nel seguente modo, cioè che non tutti i reagenti si andranno a trasformare in prodotti. Come chi si trasformeranno? Innanzitutto, quei reagenti che hanno l'energia sufficiente a dare origine alla formazione dei prodotti, ma lo faranno, attenzione a questo concetto, proporzionalmente ai loro coefficienti stoichiometrici. In pratica cosa vuol dire questo? Che una quota dei reagenti si trasformerà in prodotti, un'altra percentuale rimarrà invece invariata, tal quale come monossido di azoto e idrogeno. Quando le velocità di trasformazione dei prodotti in reagenti, dei reagenti in prodotti, dei prodotti in reagenti sono uguali, siamo arrivati a quello che viene definito equilibrio chimico, che è un equilibrio dinamico, nel senso che la reazione non evolve più né in favore dei prodotti né in favore dei reagenti. E le concentrazioni delle specie chimiche rimane costante a temperatura costante. Questo è anche importante sottolinearlo. Gli equilibri possono essere omogenei, cioè quando tutti i componenti della reazione si trovano nella medesima fase, in questo caso tutti gassosi, oppure eterogenei, come per esempio se consideriamo il cloruro d'ammonio, che è solido, nella sua decomposizione otteniamo ammoniaca gassosa più acido cloridrico gassoso. In questo caso è un equilibrio eterogeneo in quanto abbiamo una fase solida e una fase gassosa. Bene, vediamo adesso di parlare della legge di azione di massa, detta anche di Goldberg-Vage, che rappresenta una importantissima relazione che ci permette di calcolare gli equilibri chimici. Va detto immediatamente che il presupposto fondamentale per l'applicazione di questa legge è che la variazione di energia libera deve essere pari a zero. Bene, andiamo a riconsiderare la precedente lezione. Io no, non vado a utilizzare questa formula canonica, ma quello che diciamo praticamente è la stessa cosa, in modo tale che si possa comprendere meglio come andiamo a determinare l'equilibrio chimico. Quindi riprendiamoci la nostra famosa reazione chimica più idrogeno, scusate, azoto gassoso più 2 moli di H2O. Quindi cosa succede? Che all'istante 0 abbiamo soltanto monossido di azoto e idrogeno. Quindi man mano la reazione procede e quindi una quota dei reagenti si va a trasformare in prodotti, ma avverrà anche che i prodotti possono dare nuovamente origine ai reagenti, quindi abbiamo una diminuzione della velocità di reazione dai reagenti ai prodotti e un aumento della velocità di reazione dai prodotti ai reagenti. La cinetica chimica ci dice questo, che le velocità con cui abbiamo una trasformazione
sono direttamente proporzionali alle concentrazioni delle specie elevati ai relativi coefficienti stechiometrici. Quindi, se noi consideriamo la velocità v con 1, possiamo scrivere che v con 1 è uguale a k con 1, che è una costante cinetica, che moltiplica la concentrazione delle specie dei reagenti elevate al loro coefficiente stechiometrico. E che v con 2 è uguale a k con 2 per h2o elevato al quadrato. Bene, quando v con 1 è uguale a v con 2, abbiamo raggiunto l'equilibrio, quindi quando le velocità rimangono costanti, quindi possiamo tranquillamente eguagliare le due relazioni, k con 1 al quadrato è uguale a k con 2 anch'esso al quadrato. Quindi convenzionalmente poniamo che il rapporto k con 2, k con 1 è costante, e quindi possiamo scrivere in questo modo, quindi k con 2, k con 1 è uguale a kc, che viene indicata quindi costante di equilibrio in funzione delle concentrazioni, fratto H2 al quadrato. Bene, questa è la determinazione, la risoluzione della costante di equilibrio. Cosa ci dice questa relazione? Che il rapporto tra i prodotti dei prodotti elevati ai coefficienti stechiometrici e fratto quindi il rapporto delle specie chimiche dei reagenti elevati ai relativi coefficienti stechiometrici è costante a temperatura costante. Importante sottolineare, perché se aumentiamo la temperatura questo rapporto non rimane costante. E quindi possiamo dire anche che la concentrazione delle specie chimiche può variare, ma quello che non può variare in alcun modo è la costante di equilibrio, cioè il Kc deve rimanere tal quale. Bene, la costante di equilibrio, diciamo adesso in modo generale, poi faremo degli esercizi, mi definisce la posizione dell'equilibrio. E quindi mi dice se un equilibrio è spostato verso destra, quindi in favore dei prodotti, o verso sinistra, in favore dei reagenti. Quindi possiamo dire che se abbiamo un Kc molto grande, cosa vuol dire? Che il numeratore è estremamente grande rispetto al denominatore, quindi si è consumata una grande quantità di reagenti in favore dei prodotti, e quindi l'equilibrio è spostato verso destra. Se abbiamo un valore di Kc piccolo, cosa accade? Che il numeratore quindi è molto più piccolo rispetto al denominatore, e quindi si sono consumati pochi reagenti, e in questo caso la reazione, l'equilibrio chimico è spostato verso sinistra, quindi in favore dei reagenti. Un altro modo di esprimere le costanti di equilibrio è attraverso la costante di equilibrio che considera le pressioni parziali dei componenti della reazione chimica. Dobbiamo dire che questa relazione viene usata più coerentemente quando abbiamo a che fare con equilibri gassosi, e comunque la sua risoluzione è speculare a quella della costante di equilibrio in funzione delle concentrazioni, quindi viene indicata come Kp, solamente che al posto delle concentrazioni andiamo a inserire le pressioni parziali. Quindi avremo che la pressione parziale di N2 per la pressione parziale di H2O, anche qui attenzione, elevati ai coefficienti stechiometrici, fratto quindi la pressione parziale di NO è costante anche in questo caso a temperatura costante.
e quindi il discorso è esattamente uguale che quello che abbiamo fatto prima. Possono variare le pressioni parziali dei componenti della reazione, ma la Kp non deve mutare, e ricordiamoci sempre a temperatura costante. Bene, adesso passiamo a un'importantissima relazione che ci permette di determinare la costante di equilibrio in funzione delle pressioni parziali, conoscendo la costante di equilibrio in funzione delle concentrazioni. In questo caso ci andiamo ad avvalere della reazione classica A di A più B di B ci dà C di C più D di D. Bene, dobbiamo rispolverare l'equazione di stato dei gas perfetti. Quindi sappiamo che PV, quindi pressione per il volume, è uguale al numero di moli per la costante dei gas per la temperatura termodinamica. E quindi sappiamo che la pressione totale è quindi è la sommatoria delle pressioni parziali dei singoli componenti. E allora io posso anche esplicitare la formula in questo modo, che P è uguale ad N fratto V per R per T. Che cos'è, ragazzi, N fratto V? Quindi il numero di moli fratto il volume mi indica la concentrazione, quindi la molarità di una soluzione. Ok, adesso cosa andiamo a fare? Ci riscriviamo l'equilibrio in funzione di questa reazione chimica. Quindi scriviamo che Kc è uguale ad A, a C elevato a C D elevato a D fratto A elevato ad A B elevato a B. Ora consideriamo le quattro specie gassose, quindi possiamo scrivere per ognuna di queste le pressioni parziali. Quindi P di A è uguale al numero di moli di A fratto il volume per R per T, che P di B è uguale al numero di moli di B fratto il volume per R per T. Possiamo anche scrivere che P di C è uguale al numero di moli di C fratto il volume per R per T, e che la pressione parziale di D è uguale al numero di moli di D fratto il volume per R per T. Ora, andando, siccome sono delle concentrazioni, le andiamo a sostituire a questi valori, e quindi possiamo scrivere che Kp è uguale alla concentrazione di C elevato a C per R per T elevato anch'esso a C per la concentrazione di D elevato a D per R per T elevato a D fratto la concentrazione di A per R per T elevato ad A per la concentrazione di B per R per T elevato a B. Ora, andando a isolare la RT, quindi a mettere a fattore comune, che cosa otteniamo? Otteniamo questa relazione, quindi che Kp è uguale a Kc, quindi è uguale a quello che abbiamo detto prima, per RT elevato a che cosa? Alla differenza dei coefficienti stoichiometrici dei reagenti meno quella dei prodotti meno quella dei reagenti, quindi sarà C più D, quindi C più D, scusate, meno A più B, e quindi in questo caso sarà C più D meno A meno B. Quindi questa rappresenta la costante di equilibrio in funzione delle concentrazioni, e possiamo scrivere in questo caso che Kp è uguale a Kc per R per T delta N, dove delta N rappresenta la variazione del numero di moli. È del tutto evidente che se delta N
è uguale a 0, la KP sarà uguale alla KC. Bene ragazzi, io ho terminato la lezione, spero di essere stato chiaro. Vi invito a sostenere il mio canale iscrivendovi, a inserire dei like e alla prossima video lezione.